puoi partire. Qui? Due minuti e partiamo, ok. Andiamo, partite. Allora, buonasera, siamo qui collegati con questo programma che parla delle piante officinali, delle erbe spontanee, Elisir di lunga vita. E io mi presento, sono Margherita De Carli, esperta in erbe, esperta in resine, e sono naturopata, erborista e anche laureata in scienza dell'alimentazione. E poi parleremo anche sull'uso delle piante in cucina, che sarà Antonietta Santoro a presentarci le sue specialità culinarie, molto brava da quanto ho sentito. Avrò il piacere di conoscerla personalmente perché abbiamo interagito un po' così tramite, e grazie anche agli organizzatori di questo bellissimo evento, ho avuto piacere di conoscere una persona. Cucino anch'io con le piante spontanee e quindi ho piacere di condividere questa mia esperienza con lei. Allora, le piante spontanee, e soprattutto in alimentazione, voi sapete tutti che la primo benessere della persona parte proprio dalla tavola, giusto? Una sana alimentazione ci aiuta a stare bene, poi figuratevi se è un'alimentazione fatta con le piante spontanee. E noi possiamo, nelle piante spontanee, vi faccio un esempio, la semplicissima ortica, trovare tutti i sali minerali, magnesio, potassio, fosforo, addirittura una quantità in ferro, che sapete tutti che le carenze in ferro danno abbastanza problemi. Quindi noi nell'ortica, che è una semplice pianta che se tutti conoscessero le proprietà, penso che la estirperebbero l'ortica. Invece purtroppo viene classificata come un'erba che punge e basta. Però in cucina, Antonietta lo sa benissimo, in cucina viene utilizzata per fare gnocchi, per fare strudel, per fare tante cose, o tagliatelle con l'ortica. Poi vi parlerà lei ampiamente di queste cose, ha preparato dei piatti deliziosi da quello che ho capito. E quindi credo che le piante spontanee in alimentazione siano una branca della scienza che viene chiamata non a caso fitoalimurgia. Cosa vuol dire? Fito, pianta, alimu, alimentarsi, urgia, urgenza. Questo perché questa branca della scienza, fitoalimurgia, è nata per un'emergenza di nutrirsi con piante spontanee proprio trovate nei boschi o nei territori selvaggi. Adesso passo la parola ad Antonietta e ci alterneremo una con l'altra. Grazie, buonasera a tutti. Io prima di presentarmi vorrei brindare a tutti, a tutti voi. Buona vita a tutti, alla vostra signori. Ho preparato un vino aromatizzato con il sambuco che ho aperto stamattina. E il sambuco è una pianta meravigliosa e si dice che queste meraviglie non piacciono, tra le altre cose io ne sto facendo anche uno sciroppo di sambuco, vi faccio vedere, me lo passi per favore? E sciroppo che sto esponendo al sole con il limone e con l'acqua, dopodiché tra 10 giorni ci aggiungo lo zucchero, ancora lo spero al sole e poi avrò il mio sciroppo per l'inverno. Naturalmente il fiori li vado anche ad essiccare, ma con Margherita stamattina ci siamo accordati, quando lei parlerà delle erbe spontanee, io parlerò di una sola pianta, il finocchietto selvatico. Ma nel frattempo mi vorrei presentare. Sono Maria Antonietta Santoro, vengo da Castelmezzano, dalle Dolomiti Lucane, un paese all'interno della Basilicata. Mi trovo tra le montagne, sono chef del ristorante Alberto delle Porte e da poco anche ristorante a Matera di Acqua Cucina. Quello che ho imparato da mia madre attraverso il gesto, io lo riporto nella mia filosofia di tutti i giorni, filosofia anche dagli studi su Santa Cecilia del Bruegel, che molti di voi conosceranno come la Santa Cecilia della Chiesa, che è preoccupata soprattutto
Ora il primo piatto che vi vado a presentare sarà fave di gloria. Perché questo? Perché siamo in Lucana, siamo nella terra di Pitagora, in suolo, perché è un piatto molto antico, con media della se ne parla. E si dice addirittura che Ercole fosse molto ghiotto di fave cipolla. Nel frattempo che passerò la parola a Margherita, io mi impasterò la mia pasta con una farina di grano di salato e Margherita, ci sei? Ti ho passato la parola. Nel frattempo io finalizzo la mia pasta. Ha passato la parola. Devo parlare. Ah, sì, ci sono. Mi senti? Sì. Ok. Allora, parlo un po' di piante spontanee. Scusate, ho riavviato il microfono da poco. Allora, mentre lei prepara l'impasto, volevo spiegarvi un po' le piante spontanee, cosa fanno sul... perché è un elisir di lunga vita. Sulla nostra persona sono soprattutto le piante spontanee un fitoterapico veramente importante, perché ci aiuta a stare bene e soprattutto, dipende anche da che patologie, su delle patologie gravi ci aiuta, su non patologie gravi ci aiuta a stare veramente rilassati. Piante che rilassano, piante che tipo l'iperico ad esempio. L'iperico è qualche anno che ho usato soprattutto negli stati ansiosi e depressivi, perché l'iperico lavora sulla melatonina e serotonina, ok? E è una pianta, è un integratore alimentare che voi trovate nelle erboristerie e vi assicuro che aiuta tantissimo anche quando fate fatica a dormire e su questa vita che purtroppo è molto frenetica e molto... tutti noi sappiamo il lavoro, la famiglia e che... ci dà un po' di stress e aiuta su un fattore di stress, l'iperico. L'iperico è una pianta che troviamo in montagna, che lo riconosciamo perché toccandolo lascia un principio attivo che è l'ipericina, è un colore rosso, e questa ipericina praticamente interagisce appunto, come dicevo, con la melatonina e serotonina e ci aiuta particolarmente. E dopo altre piante che io uso soprattutto nella quotidianità sono la melissa. La melissa quasi tutti ce l'abbiamo in giardino, perché la melissa è una pianta rilassante anche questa. Melissa, menta, sono piante che nella quotidianità, soprattutto noi abitanti di montagna, io ad esempio vivo in Trentino Alto Adige, soprattutto lavoro in Val di Rabbi, nella bellissima Val di Rabbi, collaboro con le terme di Rabbi, per cui porto gruppi nel bosco e faccio conoscere le piante spontanee e vi faccio interagire con la natura, perché sapete tutti che già entrare in un bosco aiuta a rilassarsi e a farsi stare bene, quindi camminare a piedi nudi, mettere i piedi nell'acqua e mangiare piante spontanee. Pensate che tempo fa ho fatto un corso di sopravvivenza di 2 giorni e nutrendoci, tornando all'alimentazione, nutrendoci e mangiando solo quello che la natura ci dona. Perché dovete sapere che in natura troviamo piante che possono darci fino a 1800 calorie giornaliere.
perché hanno proprio queste piante spontanee tutti i nutrienti e tutti i minerali che a noi servono. L'importante è conoscerle e saperle distinguere, perché esistono piante che sono commestibili, ma purtroppo anche piante velenose. Esiste ad esempio un fiore, soprattutto in alta montagna, che si chiama Aconito napello. Pensate che basta un milligrammo è un veleno potentissimo in natura per uccidere una persona, cioè per fargli venire il sistema nervoso, cioè uno dei più potenti veleni che viene usato. Quindi dobbiamo sapere andare a raccogliere, non con libri, con esperti, mi raccomando, non fatevi trovare tutti i raccoglitori improvvisati, come quando uno va a raccogliere funghi, va col libro e giustamente ci sono specie che sono molto somiglianti. Con le piante spontanee per fortuna non è sempre così, però è meglio andare con qualcuno che sa distinguerle, ok? E per quanto riguarda poi sempre le piante dell'elisir di lunga vita, ci sono persone, soprattutto i nostri anziani, che sanno che mangiare sano e mangiare piante tipo l'ortica, come spiegavo prima, o altri tipi di piante spontanee che troviamo nel bosco, ci fa stare bene. Allora, la pianta, l'erba spontanea, le piante spontanee, sono dei veri e propri medicinali. Contengono dei principi attivi che lavorano come lavora la chimica su di noi. Perché appunto, prima dell'evento della chimica, noi persone ci curavamo con le piante spontanee. Pensate quanto un'ortica, una semplice ortica, può dare benessere a una persona. Si può partire dall'alimentazione, come sta facendo Antonietta adesso con il finocchietto selvatico, e l'ortica può anche essere usata come bellezza, perché si fanno gli shampoo d'ortica, gli impacchi d'ortica, si possono fare tante cose con l'ortica. Ad esempio io lavoro tanto anche, oltre che con le erbe, con le resine di montagna, le resine di larice, le resine di abete rosso, perché praticamente sono resine curative che curano le persone. Applicate sulla pelle sono lenitive, antinfiammatorie e antidolorifiche. Quindi pensate cosa può dare, addirittura un abete rosso, un larice, una conifera, ci può dare dall'alimentazione a curarci. Quindi pensate, il bosco, la natura, appunto come si dice il titolo di questa puntata, è proprio un elisir di lunga vita. Addirittura io con i giovani getti, questi che vengono in primavera, diabete rosso, faccio un pesto al posto del basilico, e questo pesto ci condisco la pasta o faccio delle tartine, perché ha un sapore resinoso di limone e sa anche di resina. Quindi pensate che bello che è trovarsi nel bosco. Io vedo che le persone che vengono a trovarmi in Val di Ravvi si stanno avvicinando sempre di più alla natura, perché vogliono sapersi prima di tutto nutrire con la natura e poi conoscere cosa ci fa stare bene. Sapete tutti che fare sport, entrare in un bosco, avvicinarci alla natura ci fa stare veramente bene. Antonietta, a che punto sei? Allora, sì, io sono andata avanti nel frattempo e quello di cui tu stai parlando è un metodo che io pratico da molto, lo shirimbo, di origine giapponese, che significa appunto bagno di foresta. Ed è proprio in quella foresta che io vado a prendere tutti i rimedi. Stamattina, se mai dopo ve li mostro, comunque l'ortica è qui, basta non respirare e non ti punge. Brava, è un metodo antico. L'achillea ho trovato stamattina, abbiamo trovato il timo, abbiamo trovato l'assenzio, abbiamo raccolto tante medicine, oserei dire. Bravissima. Mi trovi d'accordo moltissimo, nel senso che andare nel bosco, cioè che cosa significa, ma non solo nel bosco, fare foraging, significa soprattutto risparmiare acqua, stare bene in salute, perché ci facciamo questi bagni, potenziamo il nostro sistema immunitario e poi naturalmente cerchiamo di fare anche dello sport, tutto a costo zero, quindi significa un'economia circolare, un'economia senza sprechi, che ci fa stare tutti in ottima salute. Cosa ho preparato adesso? Nel frattempo che tu parlavi ho fatto la pasta. Mi sto portando avanti con le cicorie di cui parlavo prima,
Le cicorie sono queste, o meglio, non è, è del tarassaco. La tarassaco è anche una pianta che io ho trovato in alta montagna a 1200 metri, per questo c'è ancora. E diciamo che la natura ci aiuta in tante cose, ci aiuta anche con i colori, nel senso che il tarassaco ha un fiore giallo con lo sterno cavo, per questo lo riconosciamo dalle altre piante, e ci permette in un certo qual modo di indicarci che cosa cura. Il giallo ci riporta al fegato, quindi il tarassaco è indicato con il fegato, per il fegato, e quindi diciamo, noi non dobbiamo aprire libri e imparare, cioè a volte ci, è la natura che ci suggerisce le cose, ma naturalmente io dico sempre che le erbe spontanee ci vuole un tutor, un qualcuno che te le insegni sul campo, perché basta poco per poi finire anche all'ospedale, quindi è necessaria una presenza di un maestro che ti accompagni in queste scampagnate, che te le fa toccare, odorare, sentire. Il tarassaco mi piace anche per il soffione, perché anche un po', cioè andare in campagna significa anche fare, essere un po' gioiosi. Allora, quando tu trovi il soffione, pensi a un desiderio, ci soffi sopra, ma siamo non dobbiamo dimenticarci di, che stiamo soffiando su una cosa magnifica che è la geometria sacra, perché lì nel soffione è riportato. Adesso andiamo a impiattare la cicoria, le fave, e poi passiamo a un altro piatto. Allora, un attimo solo. Ecco, mentre Antonietta impiatta, volevo spiegare appunto, come diceva lei, che il tarassaco depura tutti gli organi motori, fegato e rini. Una cura di tarassaco fa molto bene per disintossicare, ok? Come ha spiegato lei, lavora benissimo sul fegato. Allora, io ho fatto le fave, le ho fatte lessate, ho fatto un po' di fave secche e un po' di fave fresche, e poi le ho frullate, ci ho messo anche un po' di finocchietto selvatico, ho fatto andare la mia cicoria che ho lessato in anticipo e che ho leggermente inverato un aglio e l'ho passata in padella. La parentesi, il tarassaco io lo uso anche stufato a crudo, cioè nel senso che non lesso niente. Però ricordiamoci di recuperare l'acqua di cura del tarassaco, perché diventa la nostra tisana per la disintossicazione. Quindi significa che noi non buttiamo niente, cioè nemmeno l'acqua di bollitura. Questo è importante, vero Margherita? Certo, e su questo mi permetto, Antonietta, di aggiungere che l'acqua, data quell'acqua che avanza, data alle piante di casa, le fa rinvirgolire, certo, e essere molto più nutrite. Io vi presento il piatto che abbiamo realizzato. Fai venire fame. Perché non puoi sentire i sapori, ma io ti aspetto in Basilicata. Arrivo. Passo la parola, se vuoi dire tu qualcosa sul finocchietto, e io preparo i cavatelli con il finocchietto selvatico. Ok, ma quello lo lascio a te spiegare, perché visto che fai la cucina con quello, lo spieghi tu. Io volevo ritornare sull'achillea, perché giustamente Antonietta ha detto che esiste questa achillea millefoglie, che è una pianta. Ecco, allora pensate che la pianta è tutta commestibile, e achillea deriva dal nome Achille, perché cosa faceva Achille? Con questa pianta qui cicatrizzava le ferite sue e dei soldati. È una pianta cicatrizzante, è una pianta che regolarizza il ciclo mestruale, quindi pensate le proprietà in una piccola piantina. Ok, l'assenzio che parlava prima sempre Antonietta, adesso l'assenzio contiene un tuione, che è un tuione, un principio attivo che viene anche contenuto nella comune salvia che usiamo tutti i giorni. È un tuione che, se usato eccessivamente, può dare problemi, però se la salvia viene cotta e essiccata, questo tuione non arriva a darci nessun problema. Uguale è questo assenzio. Qua noi in Trentino usiamo fare con l'assenzio un'ottima grappa, un liquore, perché appunto ha un sapore molto digestivo, l'assenzio è un digestivo e ha un sapore molto amarognolo. E lo usiamo parecchio noi qua in Trentino. E come vedo anche giù, cioè ogni mondo e paese, è vero, nelle varie regioni è bello confrontarci per queste cose qui.
e questo periodo appunto anche noi abbiamo appena passato la festa del dente di leone, il tarassaco. Pensate che è una pianta che voi avete il prato nel piatto, sbaglio Antonietta? Sì, Antonietta? Mi fermo a descrivere perché io ho scelto il finocchietto, perché è la pianta che mi ha accompagnato fin dall'infanzia. Cioè io mi sono avvicinata alle erbe spontanee attraverso il finocchietto. Naturalmente in primavera mi raccontava mio nonno che la parola finocchietta deriva dal fatto che i serpenti quando uscivano si strofinavano gli occhietti al finocchietto selvatico e quindi un po' fischiavamo con gli steli. E mi sono innamorata di questa pianta. Quindi l'abbiamo ritrovata in primavera, ma soprattutto noi lucani raccogliamo i semi che servono per condire salumi. E questo già nell'antica Roma, sia Orazio, Varrone, parla di come noi lucani pagassimo il dazio a Roma con i salumi conditi con il finocchietto o lo zafferano, che non è il peperone, ma è lo zafferano vero e proprio, che poi è diventato peperone dopo la scoperta di Cristoforo Colombo delle Americhe, no? E quindi ancora oggi, poiché la nostra economia in un paese longevo, quindi non sono tutti vegetariani vegani, però entra anche la carne, perché anche il grasso di maiale fatto bene apporta anche delle qualità alla nostra dieta, alla nostra alimentazione. Quindi non bisogna puntare sempre il dito, bisogna capire anche che carne noi andiamo ad utilizzare. Noi diciamo sempre che i nostri animali hanno un nome, nel senso che sono figli, cioè gli animali che hanno un nome, quindi la mucca sarà figlio, il vitello sarà figlio della mucca che si chiama Primavera, che sua nonna a sua volta si chiamava Angelina, cioè così funziona in queste montagne. Quindi noi la carne che mangiamo diciamo che non si usa molta carne, però quando mangiamo la carne ha un nome. E quindi significa che è un animale da pascolo, che non ha carni stressate, e quindi le carni molto spesse sono anche carni molto fibrose, che hanno bisogno di lunghe cotture. Ora, passiamo al finocchietto. E quindi mi ricorda anche l'infanzia, cioè quando noi eravamo bambini ci davano questa tisana al finocchio che poi ho preparato, ti vedremo insieme in maniera... diciamo così alla fine, e dicevo che questa la tisana al finocchio veniva data anche ai bambini, quindi tutte le nostre memorie ancestrali, la nostra vita è un po' come quella del giardino dei semplici, perché ogni famiglia ancora adesso a Castelmezzano ha il suo orto con le erbe principali, cioè la malva, la famosa la stessa parola maleva, quindi ci riporta quindi la malva, l'alloro, il rosmarino, la camomilla che abbiamo raccolto in questi giorni. Cioè tutti i nostri orti hanno l'essenziale per una cura immediata. E uno delle sensibili di un calito da noi era il cosiddetto decotto, che le nostre nonne preparavano l'inverno nella pignata, che è una freccia di raccolta vicino al fuoco, dove decoscevano dalla mela di Mangella, che è una razza quasi estinta, al di sambuco, poi ci mettevano dentro la mandorla, la buccia di arancia, la mandorla di pera, il frutto della mandorla, e poi la camomilla, la malva, e chi più ne ha, ne mette le giuggiole soprattutto. Se nel decotto mancavano le giuggiole, non era un decotto. Quindi poi per qualsiasi cosa noi ci lamentavamo, oh no, no, mal di pancia, e ti davano il decotto, o la tosse, ti davano il decotto. A pane e decotto, come si suol dire, cioè per qualsiasi cosa c'era questo miscuglio di erbe, e pronto sempre lì durante l'inverno a cicatrizzare tutte le nostre ferite anche dell'anima, perché poi era anche un rito soprattutto, no? Certo. Era una condizione, perché molto spesso se noi stiamo bene con noi stessi, riusciamo a stare bene con le altre persone, condividendo anche un tipo, una bevanda, sicuramente creiamo diciamo, quel substrato per essere felici.
Margherita, poi stamattina non ti ho raccontato che negli ultimi anni mi sono avvicinata a quelle che chiamiamo cultura, agli oli essenziali. Siamo partiti con nell'invanza con il mandarino che ci spruzzavamo nell'occhio e oggi anche diciamo nella mia vita e nella mia cucina. Ma ti ripasso la parola perché tu ne sai più di me. Sì, allora, no, non credo, grazie Antonietta, ma credo di non essere superiore a nessuno, sei bravissima anche tu. Appunto, gli oli essenziali è qualche anno che vengono adoperati in cucina, soprattutto il mandarino, il limone, gli agrumi, perché viene aromatizzato di più un dolce o tutte le pietanze che vengono fatte. L'olio essenziale è molto potente in alimentazione, e io lo adopero soprattutto sotto forma di uso il cirmolo, pino cembro, che è un olio che rilassa. Praticamente quando io ho una persona che mi viene a dire che non riesce a dormire di notte perché si sveglia frequentemente, invece che dargli la valeriana o dargli, perché ad esempio la valeriana su di me, io l'ho provata, è una pianta che mi dà sonnolenza anche a guidare. Invece l'olio essenziale di cirmolo io lo annuso o lo metto sui polsi e poi qualche goccia nel diffusore e è una pianta che rilassa. Pensate che l'olio essenziale di pino cembro rallenta il battito cardiaco di quasi un'ora al giorno, quindi rilassa tantissimo. Rilassa mente e corpo, perché a volte noi abbiamo bisogno non solo di rilassare la mente, di rilassare anche il corpo. E gli oli essenziali, come diceva Antonietta, sono veramente buoni. Ritornando al piatto, al tarassaco, da noi viene detto che abbiamo il prato in un piatto, perché del tarassaco si usa la radice, che si fa addirittura un tipo di caffè, viene tostato, ecco, è molto buono perché viene fatto come il caffè d'orzo, non nella macchina del caffè, ma viene fatta bollire l'acqua, sobbollire, poi viene messo giù un cucchiaino e ha un sapore molto buono il caffè di cicoria. E si usa la parte bianca che è praticamente tra la radice e la foglia, noi la chiamiamo il colletto, la cuociamo brevemente in acqua aceto e la mettiamo via per l'inverno da mangiare con le patate lesce o con qualsiasi, come antipasto, ok? E poi i fiori, come diceva Antonietta, il fiore giallo, perché anche il colore è benefico per la persona, da noi viene adoperato anche fatto in pastella o addirittura messo a bagno e si può fare un gelato. Quindi pensate, in Alto Adige addirittura il lattice che c'è nel stelo del tarassaco viene adoperato per fare una salsina per i lessi. Quindi ecco perché viene chiamato, che quel dente di leone o tarassaco o dente di cane, come viene chiamato in qualsiasi regione, viene detto il prato nel piatto. Antonietta? Io ho finito il mio piatto. I cavatelli con il filetto. Wow. Dovresti sentire il profumo che abbiamo qui. Buonissimo. E mi dispiace. Immagino. Viaggio con la fantasia e ne sento il profumo fino qua. Perfetto. Bene, e adesso l'ultima cosa, la tisana. Parliamo anche di tisana. Anzi, quindi qualora noi avessimo diciamo un brutto mal di stomaco, un gonfiore, insomma, e in effetti io questa metodica gliel'ho trasmessa anche ai ragazzi che lavorano con me ed è molto sovente, poiché diciamo, io vivo quasi in campagna, quindi davanti al mio ristorante c'è tanto più di quel Pinocchio. La sera si offre la tisana agli ospiti, e i quali l'indomani arrivano a colazione: ah, come ho dormito bene stanotte, adesso cambierò il ritmo, daremo la tisana di pino cembro. E quindi che cosa succede? Succede che la mattina ne fanno grande richiesta. E appunto la cosa che mi fa piacere di più è che questi ragazzi, attraverso dei gesti, così come io li ho visti fare ai miei avi, loro immagazzinano queste conoscenze e spero che un giorno li possano, diciamo, trasferire anche ad altre persone nella maniera più assoluta, in quanto, come dicevo, le piante si raccolgono con un aiuto, cioè con un maestro, altrimenti non... Hai ragione, bisogna fare molta attenzione. Margherita, io bevo di nuovo. Sì.
Ecco, per quanto riguarda le tisane, ha ragione Antonietta, adesso anche da noi c'è la tisana della notte, la tisana del giorno, la tisana rilassante, la tisana del benessere, e si stanno trasformando tutto in tisane, perché la tisana appunto è un rito della sera prima di andare a dormire, perché appunto aiuta nel benessere, è un elisir di lunga vita anche la tisana, capito? Antonietta? Sì, nella maniera, anche noi qui, io faccio un ciclo di tisane ogni settimana, cioè quindi andiamo, raccogliamo l'Achillea, facciamo una settimana di Achillea, poi facciamo una settimana di timo, una settimana di rosmarino, cioè come la natura ci dà delle cose, automaticamente, cioè praticamente non bisogna ricorrere all'uso delle erbe o al cibo quando si ammalano, no? Ma la metodica è, io devo, e la costanza, devo nutrirmi in questo modo per stare bene, si parla appunto di cibo di prevenzione, un cibo di guarigione, cioè nel senso che come faccio io a vivere bene e a lungo? Sicuramente con le erbe contribuiscono tantissimo perché sono dei farmaci, ma naturalmente anche le buone abitudini, quindi io dico sempre che bisognerebbe, non me ne volete, però questa cosa la dico, non bisognerebbe fare spesa molto al supermercato, cioè nel senso che bisognerebbe rivolgerci a piccoli produttori per prendere l'olio buono, le farine, perché anche l'olio è un farmaco, quindi le farine buone, avere la costanza di impastarsi il proprio pane, di impastare la propria pasta. Ma poi abbiamo, cioè io dico, parlo anche di tecnologia agevolativa, io sono in questa cucina, non so, tutti abbiamo i bimbi a casa, quindi usiamo i bimbi come tecnologia agevolativa, cioè nel senso che lì c'è la funzione impasto, facciamoci una pasta, poi piano piano impariamo a lavorarla e lì avremo una pasta di 100% di grano italiano e sicuramente la celiachia la terremo un attimino lontano, cioè tutte queste intolleranze, perché se io quando ero bambina andavo in campagna, avevo questo grano, il grano cappelli, non mi ci vedevo, la spiga era molto alta. Poi grazie all'avvento mio nonno, diciamo, farciava questo grano a mano e si cantava anche, quindi era una bella, cioè anche le vibrazioni erano molto. Ma la cosa più singolare era che, cioè quando poi con l'avvento delle nutricredine, che cosa è successo? È successo che noi abbiamo dovuto abbassare l'altezza del grano perché la metitrebbia faceva fatica a portare questo grano molto alto. E quindi non abbiamo più avuto il nostro bello grano cappelli, ma abbiamo avuto il grano con tutti gli anestesi, per non parlare poi dei grani all'isofato che abbiamo importato in modo da Canada. Io diciamo oggi dico a mia figlia come madre soprattutto, mi rivolgo ai giovani dicendo il vostro corpo è un tempio, non è un cestino di spazzatura, così come comprate gli abiti firmati, comprate il buon cibo, quindi il cibo che ha una sua natura, cioè nel senso che io non devo prendere, devo prendere la pera quando è matura dal ramo, devo prendere il grano quando è maturo, cioè quindi ogni la stagione deve fare il suo corso e quando diciamo il frutto è pronto per essere raccolto, in quel momento io lo devo raccogliere e lo devo, e parlo anche di cibo consumato quasi sul posto, e con questa metodica molte malattie sicuramente le terremo alla larga, secondo il mio punto di vista. Ci parla di stagionalità dei prodotti. Certo. Ogni prodotto ha la sua stagione e bisogna seguire la stagionalità. Non mangiare le fragole a dicembre, giusto? Ma soprattutto creare anche l'attesa di quel cibo. Sì. Cioè, allora, cioè anche, quando, anche diciamo l'occhio ha bisogno della sua parte, perché io vedo tanto verde, mi dispiace non poter girare il computer altrimenti perdo il collegamento, quindi se questo verde mi entra in casa, poi vedo che cambia colore, quindi vedo l'albero fiorito del ciliegio, poi vedo le prime foglie, io raccolgo le foglie per fare le tisane, poi vedo il ciliegio che è verde, poi aspetto, quindi anche un'attesa, certo. Per dirla in termini
mi viene in mente il sabato del villaggio, no? E quindi l'attesa, cioè l'attesa, è bello aspettare che un frutto maturi per poterlo cogliere, per poterlo mangiare. Invece così oggi noi disponiamo di qualsiasi frutto in qualsiasi momento dell'anno, basta cliccare su online e ti arriva anche a casa. Così come le ciliegie che ci arrivano per il cenone di Capodanno, ma questo non va bene perché innanzitutto inquiniamo talmente perché poi spendiamo 20 euro per un chilo di ciliegie che non stanno in testa né in cielo, quando potremmo mangiare le nostre belle arance, quindi è una questione di moda. Ma io dico sempre che il cibo non deve essere una moda, ma se noi pensiamo al cibo come farmaco, diventa la nostra medicina per curarci e per prevenire. E in effetti anche quando noi raccogliamo un'erba spontanea o qualsiasi cosa, quella famosa viriditas, che cosa ci vuol dire? Ci vuol dire che noi lo dobbiamo raccogliere e mangiare, quindi accorciare i tempi di consumo di quel cibo, di quella pianta. E questa è una cosa importante, perché noi immagazziniamo dei polifenoli che poi ci fanno stare bene in salute e ci fanno arrivare longevi, no? Mia figlia per esempio dice che io, nonostante abbia quasi 60 anni, non ho ancora una ruga, probabilmente perché ho attuato delle metodiche, metodiche che ho visto fare, perché per esempio nella mia famiglia, come dicevo prima, mangiavano in maniera soprattutto quasi vegana, cioè nel senso mangiavano molte erbe spontanee, molti fagioli, le cicerchie, legumi quasi scomparsi, e il consumo della carne era legato al cibo rituale, cioè, mi spiego, era la festa del padrono e si faceva il pollo ripieno o l'agnello al forno, così come per il matrimonio. Quindi questa ritualità del cibo, che anche qui c'era l'attesa di mangiarsi un qualcosa in un periodo dell'anno legato a un evento. Adesso tutto e subito ci porta un po' a vivere la vita, diciamo, senza quell'adrenalina giusta, che poi quella salutazione giusta che ci arriva solo al pensiero di pensare che si avvicina questa la festa padronale, noi assaporiamo già nella nostra mente giorni prima quel cibo. Infatti, anch'io ho 56 anni e tutti mi dicono che non dimostro l'età che ho perché non ho una ruga. E l'alimentazione, come dicevi tu Antonietta, l'alimentazione sana, soprattutto a tavola, è la prevenzione e ti fa stare bene, lo vedi anche attraverso la tua pelle. La tua pelle è sana, la tua pelle bere parecchio, perché noi se beviamo il nostro corpo idrata parecchio, elimina l'acqua in eccesso, quindi bere anche è molto importante. Ecco la tisana, ecco magari anche l'ortica. Io ad esempio non conoscono quasi tutti un'estrazione che io faccio a freddo, invece che fare la tisana a caldo, io riempio una bottiglia di ortica per esempio per depurare e la lascio a macerare tutta la notte. E la mattina, durante il giorno, la bevo, anche perché l'ortica è il Gatorade naturale. Lo sai benissimo, Antonietta, che è ricca di sali minerali, quindi ci fa stare bene l'ortica. Ragazzi di fronte che stanno già dicendo facciamolo, perché questa cosa non gliel'avevo ancora mostrata. Quindi è molto informazioni. Sì, io vado nelle scuole di ogni ordine grado, ho fatto bere a dei bambini questa tisana a freddo dell'ortica, addirittura un bambino di 5 anni mi ha detto: maestra, è più buona dell'aranciata, figurati, perché non ho messo zucchero né niente, ma l'ortica è molto, di che se ne pensi che pizzica, ha un sapore molto dolce anche se non è zuccherata, e pensa, ha detto da un bambino di 5 anni, maestra è più buona dell'aranciata, vuol dire che capisci, fai... Ecco, allora, come diceva giustamente Antonietta, i nomi delle piante hanno un significato. Lei giustamente diceva della malva, io vi dico anche la polmonaria, solo il nome vi dice polmonaria, guarisce, aiuta nella cura dei polmoni. La consolida è una pianta che consolida le ossa, aiuta nella guarigione delle ossa. Io purtroppo mesi fa mi sono rotta un polso, e mi ha accelerato la guarigione, perché adesso hanno visto che proprio l'osso si sta calcificando bene grazie ai massaggi con l'olio di consolida. Io faccio con le radici della pianta, faccio un olio che applico sulla pelle,
faccio l'olio di perico, l'olio di arnica e l'olio di consolida, tutte piante che prendo in alta montagna, che dovete sapere che anche questo, e vi faccio un esempio del classico GNP. Allora, se voi raccogliete il GNP a una quota bassa, vi viene un liquore con un olio essenziale dal 5 all'8%. Voi lo raccogliete in Val d'Aosta, sopra i 1500 metri, noi abbiamo questa proprietà di questo olio essenziale nel GNP, che viene fatta questa grappa, che va dal 10 al 12%. Quindi più in alto noi raccogliamo le piante, più le piante hanno proprietà benefiche. Questo perché è l'altitudine ed è il terreno che è più ricco per far crescere la pianta spontanea. Infatti una pianta spontanea non ha bisogno di essere concimata o non ha bisogno di essere trattata come l'insalata che mettiamo nell'orto, come qualsiasi prodotto che noi mettiamo nell'orto, perché appunto cresce, si chiama appunto erba spontanea o pianta spontanea, perché cresce appunto nel bosco e ha già i suoi nutrimenti naturali che prende dal terreno, dalla luce, dall'aria e da tutto, ok? Antonietta, vuoi dire altro? Mi trovi perfettamente d'accordo, perché si dice appunto, tu abiti nelle Dolomiti Vere, si può dire, vicino alle Dolomiti Vere, io abito nelle Dolomiti Lucane, però diciamo che anche da noi c'è questo discorso di raccogliere tutto in alta montagna. Tant'è vero che ultimamente, l'anno scorso, mi sono imbattuta in un olio essenziale eccezionale di Marco Piglin, che vive in Siberia, non so se lo conosci, praticamente queste piante che mastano da meno 50 gradi a più 20 con questo excursus termico, a quanto pare ci danno degli oli eccezionali, in quanto io ho sempre la tosse durante l'inverno, ma da quando uso questo abete siberiano non faccio più ricorso a farmaci vari. Bastano due gocce la mattina sulle narici del naso, io sto benissimo e ho allontanato la tosse da diversi anni. Come dicevo prima, bisogna cambiare modalità. Questo è il suggerimento che io do ai ragazzi, perché io mi rivolgo sempre a loro, perché loro sono il nostro futuro e loro devono cambiare, diciamo, devono cambiare, nel senso che questo cambiamento deve portarci ha delle modalità. In che cosa consistono? Consistono per esempio nel fare delle detox in primavera. Come faccio io la detox? Io la detox faccio con delle capsule, delle ready capsule, dove io ci metto dentro, che so, l'olio essenziale di limone, piuttosto che di lemongrass con pelmo, poi ci metto un po' di mirra, cioè faccio dei cocktail. Tanto gli oli essenziali non ti fanno mai male, e quindi parto con quello, poi faccio un'altra cosa in un altro momento. Questo per dire quegli oli essenziali, però in questo caso parliamo di oli essenziali certificati e puri. Mi piace anche dire un'altra cosa sugli oli essenziali. Quando io racconto perché l'uso degli oli essenziali, dico sempre, ragazzi, che cosa gli hanno portato in dono a Gesù? L'incenso di mirra. Quindi, parlando di incenso, noi capiamo bene che si voleva regalare un tantino la salute. E poi regalo l'incenso, che so, al cammino di Santiago di Compostela, quando tu arrivi in questa chiesa, il grande incensiere, significava avere un potere antibatterico, oppure vogliamo guardare anche ancora dei minerali che si facevano in casa. Io sono più vicino, sono all'inizio. Dove si piangeva, dove venivano, c'erano le persone che piangevano la persona deceduta, era quasi una pratica, era un segno, diciamo, la persona. E quindi anche allora l'incenso serviva soprattutto per fare in modo che si allontanassero tutti i batteri. Non so dalle tue parti che cosa succede, ma siamo proprio nelle terre arretrato in Italia, e quindi dove i rinchi, ma oggi io non parlerò più di arretratezza, perché questa arretratezza è un traguardo per noi, è un progresso, perché la Lucania, che ha visto i suoi paesini
le rocce hanno creduto che in passato non avevano nessuna, mentre oggi tutto questo cosa ci ha permesso di fare? Di conservare tutto il nostro patrimonio rituale, gastronomico, anche di dialetti. E quindi oggi per me è un progresso dire, io vengo da un paese arroccato su una montata di 400 fuochi, 400 famiglie, nel quale c'è tutto un racconto del cibo, ma non solo, di concetti di e quant'altro, anche di musica, di canti, di balli, perché no? Ecco, e appunto per questo, come dicevi tu, io sono d'accordo di tramandare alle nuove generazioni queste esperienze perché possono diventare utili un domani, cioè noi saper sopravvivere nel bosco o saperci nutrire con quello che il bosco ci dà, secondo me, anche le nuove generazioni devono mantenere questa scienza e studiarla perché può sempre tornare utile un domani. Giusto? Guarda, nel periodo del Covid noi andavamo nei supermercati, non trovavi più farine, non trovavi più niente. A un certo punto la gente entrava nel panico perché diceva, arrivavano famiglie che si prendevano, non so da voi, ma qui da noi i supermercati, farina, zucchero, olio, non si trovava più niente. E allora ti viene il panico e dici, io con cosa mi nutro se vado al supermercato e non trovo niente? Allora, può sembrare adesso un'assurdità, Antonietta, però io credo che se dovesse arrivare una grande siccità o un problema che non c'è rifornimenti o che anche la natura ti viene incontro per sopravvivere, perché noi troviamo alimenti in natura che ci fanno sopravvivere, sbaglio? Ma non solo, io voglio fare riferimento anche ai popoli del nord e dire un'altra cosa, ci sono stati grandi chef, pensiamo soprattutto al Noma di Copenaghen, che hanno fatto del foraging la loro bandiera. Però con la differenza che il foraging nel nord Europa è affidato agli uomini, mentre in Italia è stata una cosa molto femminile. Cioè in Italia sono state soprattutto le donne a raccogliere le erbe, a portare questa a conservare questa usanza. E ci sarebbe bello che anche i nostri ragazzi, anche chi si avvicina al mondo della gastronomia, futuri chef, io dico andate in campagna, raccogliete e create dei piatti meravigliosi e fate un po' come i popoli nordici. Poi bisogna dire che almeno anche dalle mie parti la raccolta delle erbe è stata anche legata soprattutto alle streghe, alle bene andanti, no? E quindi... anche qui ma anche io ho scoperto, grazie a Maria Sonia Baldoni che è stata anche delle mie insegnanti, ho scoperto che a Calvanico, paese vicino a Salerno, che poi è il paese del principe di San Severo, non so se conosci tutto velato, quella magnifica opera conservata a Napoli nella cappella di San Severo, queste donne avevano una conoscenza maggiore di erbe, quindi un numero maggiore rispetto a quelle del mio paese, quindi significava che un qualcosa di alchemico già c'era. E avevano una gestualità nel realizzare fiori di Bacche. Che cosa voglio dire? Vorrei dire semplicemente che probabilmente quell'alchimia di quell'opera d'arte sta anche nel fatto di saper dosare, di avere delle conoscenze antiche, remote, che poi ti portano a creare dei capolavori infiniti. Infatti, guarda che anche, cioè, se noi eravamo nate nei secoli dove bruciavano le streghe, io e te eravamo bruciate al rogo. Cioè, perché veramente c'era solo una suora che si chiama Hildegarda Bingen, non so se la conosci. Lei curava, allora, lei curava il Papa e quindi era protetta dalla Chiesa, ma se no la Chiesa rinnegava queste donne curatrici perché per loro era stregoneria. Cioè con una tisana o con un'erba curavi qualcosa di era malefico, era diabolico. Quindi pensa... abita Teora, pare che Teora sia il paese in Liguria dove praticamente bruciavano le streghe. Riguardo a Santa Hildegarda de Bingen, devo dire anche che lei è stata l'antesignana di Leonardo, quindi il primo uomo vitruviano è stato lei, quindi è stata una grande visionaria, parlava di sessologia nel Medioevo, parlava di fisica quantistica. È una santa molto attuale, probabilmente ne sentiremo parlare, così come oggi si parla di Padre Pio, fra 10 anni parleremo di lei, perché è talmente attuale, e poi è dottore della Chiesa, cioè sono poche le sante
che sono assunte a così tanta gloria. Quindi lei parlava anche di ingioiellarsi, di vestirsi di verde, quanto andasse ad andare a cospetti. Ed è una donna potente, era amica tanto dell'imperatore tanto del papa. Quindi grazie. Ha fatto la storia. Grazie ai suoi scritti io ho imparato tanto, ho realizzato dei piatti meravigliosi. Penso per esempio all'uso del pinocchio, all'uso delle castagne, all'uso della bietola. Cioè, ma tanti piatti di cui lei parlava, di curarsi. E poi l'ultima cosa vorrei aggiungere, perché vedo che il tempo sta scadendo. Vorrei porre l'accento su un alimento che io amo tantissimo, ed è il pane. Il pane è un cibo universale, si trova in tutte le culture del mondo. Ora, devo dire che nell'antichità erano le donne che facevano questo pane di offerta alle dee, agli dei. Poi con l'avvento del cristianesimo sull'altare abbiamo trovato i sacerdoti e anche con il divieto da parte del gruppo di Osini. Oggi io faccio parte di un gruppo che è nato grazie a una ragazza che si chiama Stella Schiavoni, per quello che riguarda il pane di guarigione. Quindi questo nuovo modo di impastare, attraverso il pane di guarire, quindi un pane anche che porta delle segnature importanti, vedi per esempio le bamboline fatte durante la Pasqua. Ma ricordiamoci che noi possiamo fare anche il pane con le erbe, come facendo una tisana che aggiungiamo non all'impasto ma alla biga e poi realizziamo il nostro pane al sambuca, a parte il sambuca possiamo fare anche con la polvere, una volta che si fa. Ma con tutte le erbe che abbiamo a disposizione possiamo realizzare quella che è il mondo di pane e erbe, quindi attraverso un pane, attraverso un'erba noi riusciamo tranquillamente a avere un pasto sulla tavola, quindi anche nei paesi più poveri chi riesce a risolvere il problema di riempirsi una pancia tutto qua. Ecco, sì, appunto, anche noi, cioè io faccio spesso il pane fatto in casa e uso lievito madre ancora, sì. E mi piace farlo in una valle vicino alla mia, c'è ancora un antico mulino che rimacina la farina, due tipi di farina, e viene un pane molto buono. Faccio un filoncino che poi rimane morbido per tanti giorni, quindi pensa a com'è l'alimentazione di un pane sano. Non fatto con farine raffinate o con farine chimicamente trattate. Noi facevamo anche i biscotti, il pan di Spagna lo facevamo con la farina di grano nostro, quindi a Pasqua si raccoglievano tante uova e quindi poi si faceva il pan di Spagna, i biscotti, i taralli. Sì, sì. E anche lì i taralli ci mettevamo i semi di finocchio, ecco perché io ho scelto questo finocchio. Perché dovunque mi giravo il finocchio era sempre presente a casa mia. Diciamo che è stata la prima erba che mi ha portato ad avvicinarmi a questo mondo bellissimo, sereno e magico. Quindi il finocchio tu è la tua erba preferita, insomma? Ne ho tante, però diciamo che mi è stata inculcata dall'infanzia e quindi è un retaggio che me lo porto dietro da sempre. Sì, sì, sì. Bene, e appunto anch'io uso tantissime piante nella quotidianità ed inverno io uso quando praticamente non posso avere la disponibilità della pianta fresca, io cosa faccio? O le secco o addirittura tipo spinaccio selvatico o cose che è, le congelo brevemente e le metto nel congelatore per adoperarle nell'inverno. E il modo di essiccare le piante, il mio è ancora tradizionale con l'essiccatore. Fatto sta che sarò l'unica in Italia, Antonietta, che non ho il bimbi, perché il mio bimbi è il mortaio come una volta. Io sono molto selvatica, te lo dico già da adesso. Ho capito, vivo... però se tu devi dare, devi agevolare il lavoro a questi ragazzi. Questo però... Questo è il mio obiettivo di montagna che ho essiccato e che è pronto già per essere... io lo metto nei sacchettini belli e li conservo. Io già ho provveduto a fare, giustamente come tutti, perché questa è la stagione migliore, la primavera, per raccogliere di tutto e di più. E poi mi devi permettere di dire l'ultima cosa, poi faccio. Prego, prego. Sono belli anche altri gesti, per esempio la rosa.
Noi sappiamo benissimo che l'olio essenziale di rosa damascena, cioè tutti vorremmo il nostro olio di rosa nel nostro kit, però hanno un costo anche proibitivo. Però non dimentichiamoci che 2 giorni fa era Santa Rita, no? Quindi si fa quest'acqua di rose, così come si fa per San Giovanni, e diciamo che abbelliamo anche la nostra vita, come mettendo sul balcone quest'acqua con le rose dentro, e poi l'indomani mattina ci laviamo il viso. Sono quelle piccole pratiche che io parlerei di acqua energizzata, che so, con la luna, però che ci alza un po' le vibrazioni. Ma dico anche un'altra cosa: anche questi piccoli gesti, questi piccoli appuntamenti d'amore, se non ci fanno male, non ci fanno bene, diciamo, però ci riempiono la vita di un sorriso, in un gesto antico come quello di lavarsi il viso, e naturalmente fanno alzare le nostre vibrazioni, e di sicuro potremo vivere una vita più felice. Certo, perché anche il profumo di rosa ti fa stare bene. Certo. Quando tu senti il profumo di rosa ti senti proprio come rinascere interiormente. Non a caso esiste la floriterapia, la cura con i fiori, giusto? Certo. Allora, io mancano pochi minuti, volevo ringraziare Antonietta, che trovo una persona molto squisita, e non vedo l'ora di... Non vedo l'ora di venire a trovarti. Dobbiamo scappare. Grazie a tutti. Aspetta che chiudo il balcone, lo intrappolo. Si vede che siamo in campagna, ok. Poi lo farò uscire dopo. Grazie, è stato un piacere, Margherita. Io spero di averti qui e di poter condividere altre conoscenze. E poi ringrazio tutta l'organizzazione di questo evento magnifico. Grazie. Grazie anch'io che mi avete dato l'opportunità con questo delle erbe spontanee e l'elisir di lunga vita di interagire con le altre persone che credono in questo mondo, che credono nelle proprietà curative non solo delle piante, perché è vero che chi ci crede, perché prima di tutto devi credere in qualcosa per arrivare a realizzare, è come quando tu hai un sogno nella vita e non puoi realizzarlo se non ci credi pienamente. Io ho la fortuna di fare un lavoro, che lavoro nel bosco a contatto con la natura, e non potrei, come fa Antonietta, chiudermi in 4 mura, perché mi hanno chiesto tante volte di aprire un'erboristeria. Io dico che la mia erboristeria è il bosco. Voi venite a trovarmi in Val di Sole o in Val di Rabbi, vi porto dove volete, ma in natura. Io chiusa dentro non riesco a stare. E anche qui oggi purtroppo... Nemmeno io riesco a stare dentro. Stamattina, ogni mattina, ogni pomeriggio, io mi porto qualcuno di loro che mi fa compagnia per la raccolta delle cose mie, perché io devo stare in natura, cioè altrimenti... Poi mi chiudo fra 4 mura e il mio sogno è un altro. Il mio sogno è Lo so. Io ho la fortuna appunto di... ragazzi qui, io mi metto a disposizione per insegnare loro... diciamo che so fare la pasta fatta in casa, quelle piccole cose di economia domestica che a noi sono state trasmesse. E io oggi, poiché noi siamo le ultime matriarche di questo mondo, quindi abbiamo l'onere di trasmettere alle nuove generazioni quello che è stato dato a noi, affinché non si perda, e in modo da avere anche un mondo migliore, perché no? Infatti, ragazzi, chiunque voglia venire qui non si paga niente, io vi insegno in maniera gratuita. Grande Antonietta, un cuore d'oro. Allora, niente, io dicevo appunto che ho la fortuna di lavorare nel bosco e di poter trasmettere quello che so, e in natura riesco ad essere me stessa, perché appunto ho una parte di me molto selvatica che si sta selvaticando sempre di più. Infatti ho detto agli organizzatori di questo bellissimo evento che se verranno a trovarmi nel bosco sarò essere più spontanea, qui sono un po' più legata, un po' più impacciata, perché il mio mondo non è il computer, non è questo, il mio mondo è proprio il contatto con la natura, la vera natura. Però è stato bellissimo, grazie di avermi invitato, e voglio salutare tutti e ringraziare tutti. Grazie.
è un mix di differenti, tante, si può dire che l'uccello sia un cibo.